Carissime sorelle, un saluto e un augurio grande da parte mia e di ogni apostolina. Ecco, in questi giorni vi accompagniamo con il nostro bene, la nostra riconoscenza e tanta preghiera perché lo Spirito ispiri veramente in profondità quello che Lui desidera e vuole per la vostra vita e la vostra missione. Devo dirvi che quando ho letto il titolo del vostro capitolo è Alzati, mettiti in cammino, confidando nella promessa, ho sentito una forza dinamica in questa prospettiva di futuro che voi volete darvi e una prospettiva, una forza che viene proprio dal vostro essere. Ecco, alzarsi non è mai così semplice, così facile, soprattutto quando siamo un po' abituate alle nostre piccole o grandi comodità, ma questa certezza che c'è una via da percorrere credo che fa muovere quel passo desideroso di aprire continuamente prospettive di evangelizzazione e di sentire e scorgere l'urgenza di una evangelizzazione che raggiunge tutti e ciascuno. Trovo questa forza di dinamicità in quanto il nostro padre e fondatore Don Alberione ci ha comunicato, donandoci questo spazio di farci tutto a tutte e a tutti per arrivare a portare la parola di Gesù in tutti i luoghi, in tutte le culture, in tutte le realtà. Trovo quello spazio di dinamicità e di forza che ho conosciuto tramite le testimonianze che mi sono state offerte della prima maestra Tecla. E in ciascuno di voi io intravedo dei tratti caratteristici di lei, di lui e del nostro padre San Paolo. Ecco, io questo lo desidero tantissimo per voi e ve lo auguro davvero, questo confidare nella promessa che è custodita nel carisma che voi avete e che vi porta a vivere da discepole missionarie per il bene di tante persone di quella grande e immensa umanità che ancora desidera e attende che il Vangelo le venga comunicato. Un Vangelo che si traduce in forme sempre nuove, sempre diverse, sempre più attuali, che cavalca le vie della rete, cavalca quelle strade dell'umanità dove c'è ancora tanta gente che sta aspettando la buona notizia del Vangelo. Allora che queste giornate siano cariche di bene, cariche di confronto, cariche di speranza e che lo Spirito vi guidi verso quella terra promessa, davvero dove è custodita la promessa di Dio per la vostra congregazione, per la Chiesa e per la famiglia paolina. E in questo anche il Signore conceda di capire strade, nuove possibilità per contagiare di bene, testimoniare di bene tante persone che possano incontrare nella vocazione della figlia di San Paolo la loro felicità e la loro pienezza di vita. Un grande augurio, un forte abbraccio a ciascuna e con tutto quello che si può desiderare di bene per delle sorelle carissime. Un saluto a tutte!